Secondo gli storici antichi, il passaggio dalla monarchia a un regime diverso, che i romani chiamavano res publica, avvenne alla fine del VI secolo a.C. Nel 509, infatti, il Senato e un gruppo di aristocratici contrari allo strapotere dei re etruschi cacciarono dalla città l'ultimo re, Tarquinio il Superbo. La monarchia venne sostituita da un articolato sistema di magistrature che costituisce l'ossatura portante dell'ordinamento della res publica. I romani usavano il termine res publica in contrapposizione al regime monarchico per indicare lo Stato come cosa che appartiene a una collettività, res publica, cosa pubblica, non di un singolo individuo. Memori della terribile esperienza del regno dell'ultimo re etrusco, non a caso designato con l'appellativo Superbo, i romani furono sempre attenti a impedire il ritorno della monarchia. Nel 509 a.C. si colloca dunque il passaggio dalla monarchia alla repubblica, un sistema di governo che per la sua complessità non si realizzò compiutamente subito, ma nel corso dei secoli V e IV e che arrivò alla sua forma definitiva solo dopo aggiustamenti, correzioni e non pochi conflitti tra patrizi e plebei. Fin dall'inizio, tuttavia, l'ordinamento dello Stato si fondò su tre elementi costitutivi. Innanzitutto un sistema di magistrature, cioè di cariche con potere esecutivo, poi il Senato formato dai patres e infine le assemblee dei cittadini, i comizi centuriati, i comizi tributi e l'assemblea della plebe, che erano espressione della volontà del popolo romano. Roma mantenne l'ordinamento repubblicano per circa 5 secoli, dal 509 al 27 a.C., quando, dopo un lungo periodo di guerre civili, fu introdotto un nuovo regime politico, il Principato.